Io devo salvare mia madre. No, 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 allora non ci siamo capiti. Se io sto qua è soltanto per il quadro e per i soldi, il resto sono problemi tuoi. Allora facciamo così. La Gioconda te la puoi dimenticare se non vieni con noi. Prima pensiamo a mia madre e poi torniamo al futuro. No, tu forse non hai capito. Attraversare l'Italia in un contesto storico del genere è una pazzia, hai capito? Ci sono i nazisti, i fascisti, i partigiani e ti ricordo che l'autostrada del sole ancora non esiste. Ma tu lo sai che giorno è oggi? Ma certo che lo so, l'8 settembre, il giorno del coso, del solstizio lì. Armistizio, ciuccio, ignorante, anima... Oh, non permettere, capito? Comunque c'è sempre lo schiaffo a togliere. Assolutamente. Vogliamo farlo? Me lo fate, dai? Quello... Guarda, fai il rumore, il rumore, il rumore. Ecco, questa a me piace molto. Questo è il nostro film. E c'è l'8 settembre, insomma, ogni tanto ci si scorda qualche data fondamentale, esatto, il solstizio, insomma. La storia la fanno l'altri? Io faccio niente. E allora con questo volevamo fare un po' di storia della comicità del cinema. Uh-huh. Beh, ottimo. Grazie. Prego. Questa mi piace. La guerra, no, la guerra, insomma, speriamo di non farla. Ecco, speriamo proprio. Beh, la fa molti giorni. Andiamo al cinema, divertiamoci. Assolutamente sì. E si possono anche mangiare i popcorn adesso. Adesso si può, cioè, infatti. È tornata. Beh, siamo lì. Non lo so. Sì. E poi si può tornare a godere della risata, a condividere la risata, a condividere. Io sono molto curioso di tornare, non avendo avuto solo la possibilità. Però non si può bere. I portali nel 1943 sono tutti chiusi ormai, sono intrappolati nel passato. Mi dite una cosa di Giulia Bevilacqua che naturalmente lei ascolterà, però mi dovete dire la verità. Preferirei di no. Vabbè, una ditemela, cioè voglio dire, allora è un po' ramba in questo film, quella cosa. È una bellissima è ragazza, Giulia, questo lo sappiamo. Una bellissima ragazza, una strepitosa attrice, ma c'ha un paio di gambe. Sì, è una strepitosa madre. È una e moglie, si spera. Beh sì, anche perché noi nel secondo abbiamo proprio, l'abbiamo accompagnata. Tu? No. Noi durante il film lei è il terzo secondo. Lei fa diciamo una parte, beh, una Lara Croft. E allora, cari amiche e cari amici, la più bella ce la siamo presa noi, Aitante, bella, intraprendente, dice Massimiliano Bruno, insomma, un'attrice apprezzatissima al cinema e in televisione, benvenuta a Effetto Notte, a Giulia Bevilacqua. Grazie. Allora, ti abbiamo appena visto tra i protagonisti appunto del nuovo film di Massimiliano Bruno. E qui che cosa succede? Voi praticamente tornate, perché questa è una saga, no? Ricordiamo le amiche e gli amici che ci seguono, voi tornate indietro dall'oggi, tornate indietro nel tempo, nel primo capitolo, si tornava negli anni 80 e qui tornate nel 1943 e tu che combini? Perché ti abbiamo visto che spari, li devi salvare, che succede? Sì. Beh, allora Massimiliano ha voluto, no, visto che questa è una saga, nel primo capitolo tornare indietro e confrontarsi con la banda della Magliana, nel secondo con i comorristi e in questo terzo voleva, diciamo, che i nostri cialtroni si interfacciassero proprio con i più cattivi della nostra storia e quindi con i nazisti. Sì. E quindi ha deciso di tornare indietro nel 1943 perché vogliono rubare la Gioconda, che era stata nascosta dai fascisti nel castello di Chambord, non mi ricordo più. E io rimango nel presente con Massimiliano a cercare di aiutare i nostri compagni che sono nel passato. Ho anche scritto un saggio sulla Seconda Guerra Mondiale, di grande qualità. E di scarsissimo successo commerciale. Sì, però sulla Seconda Guerra Mondiale. Esattamente, infatti a tal proposito, tu sai che noi famo viaggi nel tempo, no? Noi ti vorremmo proporre un lavoro. Ah sì? Sì, potresti chiedere qualche giorno di permesso? Chiaramente è una storia di fantasia, ma molto divertente, però siamo nella migliore tradizione della commedia all'italiana, credo, no? Beh, sì. Devo dire che questo dei tre film, secondo me, è proprio quello più simile alla commedia all'italiana, perché ha tanti spunti, ovviamente comici e di risata, ma anche di riflessione, di sentimento, e quindi è proprio un bel connubio, devo dire, perché insomma il fatto di tornare indietro in un'epoca, insomma, e durante un periodo storico così critico, così tragico, ti permette, no, di avere degli spunti, diciamo, abbastanza di riflessione. Sì, assolutamente. Tra l'altro incontrate anche dei personaggi che forse, di cui forse avremmo bisogno anche oggi. Per esempio, beh, a un certo Sandro momento... Sandro Pertini ci servirebbe tanto, sì. Solo che loro sanno già che diventerà il Presidente della Repubblica. E lo chiamano continuamente Presidente. Lui dice, ma perché mi chiamate Presidente? Perché invece lui loro lo incontrano quando Pertini era un giovane partigiano che lottava con tutte le sue forze.
forze contro i fascisti, e quindi insomma è divertente perché ha raccontato questa sua passione per le carte, per lo scopone, esatto, ed era così agguerrito, anche un po' rosicone, diciamo. Scopa! Vabbè, però che fortuna! Ma con la fortuna! Chi l'ha lasciato quattro in terra? Non è riuscito nemmeno uno, presidente! No. Lascio quattro a te! No, no, è fortuna, e comunque noi siamo sempre con te, presidente. Perché continui a chiamarmi presidente? Non sono presidente di niente. Per ora, ma quando la democrazia farà il suo corso, chi lo sa, magari avremo un partigiano come presidente. Tutto può essere! Senti, ma tu dove vorresti andare nel tempo? Lo capisco che sembra assurdo chiederlo, però se potessi scegliere un'epoca, quale? Ma diciamo che sono attratta molto dagli anni 70, cioè mi piace per una serie di motivazioni, un po' il 68, no? Diciamo quella fase lì in cui di rivoluzione, no? di anche emancipazione per le donne, per gli studenti, anche di sdoganamento di tante chiusure, no? E quindi mi piacerebbe vivere quel periodo che secondo me è stato proprio un'esplosione sotto tutti i punti di vista, della musica, della moda, della politica, insomma, quindi mi piacerebbe andare lì e curiosare e vedere che cosa era successo e infilarmici dentro per viverli in prima persona. Dobbiamo chiedere a Massimiliano Bruno allora di aprire questa porta spazio-tempo, esatto. Chissà, magari un lui po' ci riesce. Prima, dici, certo, del primo capitolo. Quello che stiamo vivendo adesso non è che ci piaccia molto, no? Insomma, perché beh, no, infatti ti direi anche che tornerei molto volentieri anche al giorno in cui Putin è stato concepito, magari per evitare che questo succedesse. Sì, no, diciamo che la realtà che stiamo vivendo oggi è veramente triste, soprattutto perché sembra che la storia non ci abbia insegnato niente, no? Stiamo rivivendo esattamente quello che raccontiamo in parte in questo terzo capitolo, e sembra assurdo che nel 2022 viviamo una guerra come quella che stiamo vivendo adesso. Allora Giulia, ti interrompo, ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, voi restate là perché poi torniamo a Effetto Notte e torneremo a raccontare questo film, ma parleremo ancora di te Giulia, della tua carriera, e parleremo anche di te come mamma, ma non solo. Credo di essere stata anch'io un'adolescente coraggiosa. Appena vedo un personaggio che mi ricorda quella forza, quella voglia di essere, di affermarmi, no? E di affermarsi per quello che si è, io subito mi ci riconosco. Un viaggio interessante se affrontato così. Certo, le problematiche possono essere moltissime e l'apparenza, o almeno quello che passa di te agli altri, potrebbe non essere così piacevole. Però alla fine vince. Ocean eyes, chasing gold, golden nights in paradise, chasing gold, golden nights, golden nights, golden nights. Comunque, io vi consiglio di guardare questo film. Allora, bentornati a Effetto Notte, questa sera Giulia Bevi l'Acqua che ci racconta C'era una volta il crimine, il nuovo film di Massimiliano Bruno di cui sei protagonista insieme a un grande cast, Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, insomma siete in viaggio dal presente al passato, tornate appunto nel 1943, ma tu in questo momento mi sembra stai vivendo un momento molto felice, no, del tuo percorso di attrice, perché insomma adesso anche raccogli, no, tutto questo percorso che è iniziato un po' di tempo fa. Beh sì, sono 20 anni che faccio questo lavoro, non lo diciamo, ma sì, sono uscita dal centro sperimentale che avevo 23 anni, adesso ne ho 43, per cui sì, sono 20 anni che lo faccio. E questo diciamo è il traguardo più grande, nel senso che ho sempre pensato che il successo fosse quello di fare questo lavoro il più a lungo possibile, quindi mi auguro che duri almeno altri 40 anni, diciamo, se riesco a campare così tanto. E quindi sì, sto lavorando bene, tanto, mi sono dovuta fermare ovviamente non solo per il Covid, ma perché ho avuto 2 bambini e quindi un po' per scelta, perché volevo diciamo godermi i primi mesi, il primo anno di vita dei miei bambini in tempo pieno, diciamo, per dedicargli tutte le attenzioni di cui hanno bisogno, però ecco, poi ho ricominciato a lavorare e tante cose tutte insieme. Poi il nostro lavoro è un po' fatto così, no? Ci sono periodi in cui si lavora tanto, periodi in cui si lavora di meno.
E quindi bisogna sempre essere, avere un centro, diciamo, molto saldo. Ecco, infatti, perché mi sembra che tu ce l'hai, perché sei riuscita a tenere insieme tutto, anche con delle difficoltà, perché l'hai raccontato, no, in qualche occasione, che insomma forse essere mamma, attrice, non è una cosa semplicissima, ti hanno levato anche qualche ruolo in qualche momento, però poi alla fine, no, tu sei anche molto attiva con Unita, no, col sindacato degli attori, proprio per le donne, no? Beh sì, diciamo che... La cosa per cui ci battiamo tra le tante cose, perché Unita, devo dire, fa una battaglia per tutto, per la dignità proprio della nostra professione, quindi sotto tutti i punti di vista, non solo quella di uguaglianza di genere, diciamo, appunto, e quindi anche per le attrici mamme, ma anche per i salari, per un sacco di cose, ma anche proprio per i diritti che tutti gli attori dovrebbero avere come professionali, come professione proprio, che fino a poco tempo fa non era quasi neanche riconosciuta. Sono principalmente una persona, diciamo, e quindi una mamma, una moglie, un'amica, e una figlia, una sorella, quindi insomma, diciamo che questa è la mia prima attività, no? Quindi io mi concentro molto su quello. Il lavoro è fortunatamente la mia più grande passione, mm-hmm. e quindi conciliarlo è facile, nel senso che è difficile, ma nello stesso tempo lo faccio con grande gioia, perché veramente il lavoro per me è proprio un luogo dove io mi sento completamente a mio agio, mi sento sicura di me, mi sento forte, sento che tutte le mie insicurezze vanno via, perché mi diverto tanto, è una gioia incredibile, veramente come dare ad un bambino uno spazio, no, dove poter giocare e dove non essere disturbato nel giocare. Quando sono entrata al centro sperimentale, pensa che la prima sensazione che ho avuto, intanto è la prima volta che mi sono emozionata proprio con le lacrime di gioia, perché ho pensato: non ci posso credere che nella mia città esista una scuola pubblica, proprio che è quella che è sempre stata nei miei sogni, che era quando guardavo Fame e dicevo: non esiste questa cosa in Italia, perché io venivo da una famiglia, insomma, dove nessuno faceva questo lavoro, e quindi non sapevo nemmeno l'esistenza, conoscevo l'Accademia Silvio D'Amico. E quindi quando sono entrata ho pensato proprio, ho visto una ragazza che girava con uno stereo sulle spalle perché stavano andando a fare le lezioni di danza e lei portava lo stereo. Siamo sul set di saranno famosi allora. Esatto. Beh, poi insomma, quindi assolutamente non ti ha deluso, e poi c'è stato il grande successo di Distretto di Polizia, hai fatto tantissime stagioni, insomma, Cinque stagioni. È un personaggio che rimane nel cuore del pubblico, anche nel tuo. Sì, è un personaggio che, insomma, a cui sono molto legata, che mi ha dato tanto, mi ha dato la possibilità di farmi conoscere al grande pubblico, ma anche di imparare tantissimo, perché nonostante uno faccia una scuola e quindi, no, tante cose le impari lì, ma non c'è nessuna scuola come il set, no? Lì ho imparato tantissimo, perché comunque con Claudia Pandolfi, con Ricky, che tra l'altro è una delle tue migliori amiche, no? Sì, sì. Come mia sorella Claudia, la mia testimone di nozze, ma è anche veramente un'amica su cui posso sempre contare, per me è molto, molto preziosa. Questa l'abbiamo trovata a casa di Barbieri. È uguale a quella che portavo io. No, invece secondo noi è proprio quella che portavi tu. Io l'ho comprata su internet. Chiunque avrebbe potuto fare altrettanto. E allora perché adesso non le porti più? Mi sono annoiata, mi piace cambiare. Allora, momento molto felice, perché appunto c'era Una volta il crimine, lo ricordiamo e lo consigliamo al cinema, poi la serie Il Patriarca, appunto, diretta da Claudia Mendola, il nuovo film di Edoardo Falcone, Il Principe di Roma, insomma, quindi mi sembra lanciatissima, però io vedo che tu questa cosa un po' ce l'hai raccontata già nel corso di questa puntata, ma ci voglio ritornare prima di salutarci. Tu dici: la famiglia è la mia più grande forza. Io credo che non sia una cosa scontata, e probabilmente questa è una cosa anche che si impara un po' da piccoli, anche se non è mai detto, perché no, a volte per reazione. Per reazione, no, invece no, io, per me la famiglia è la mia più grande ricchezza, lo dico sempre e ne vado fiera, perché penso che i miei genitori mi hanno trasmesso proprio questi valori, lo hanno fatto con l'esempio, perché ai tempi non è che si parlasse tanto tra genitori e figli, e quindi ho visto proprio il loro amore, ma anche la loro fatica, i loro sacrifici, e tutto veniva fatto per noi, diciamo, ed è quello che
insomma, io voglio fare con i miei figli, trasmettergli questi valori, anche perché il lavoro in generale, ma il nostro ancora di più, viene e va, ci sono momenti in cui si lavora tanto, in cui si lavora poco, e se il centro della vita è quello, il rischio di diciamo perdere no, la linea, la retta via è dietro l'angolo, e quindi invece per me non so, io mi sento un po' molto radicata, cioè ho delle radici molto profonde che sono proprio quelle della famiglia. È ovvio che il vento ogni tanto mi sballottola un po' a sinistra e a destra, però il fatto di avere quel centro lì mi permette di reagire alle delusioni, alle frustrazioni, diciamo, con un pochino più di equilibrio. Lorella, e che ci fai qua? Oh, bello, come stai? Tutto a posto? Oh, regà, lui è mio cugino Claudio Ranieri. Ciao. Allenatore di calcio, come no? Trionfatore nel 2016 con il Leicester in Premier League. Allora, grazie a Giulia Bevilacqua, insomma, ci hai raccontato, questa è stata una bella puntata sul cinema, ma anche ci hai raccontato un po' il tuo viaggio nella vita, e mi sembra che è un viaggio che prosegue molto spedito, molto bene, e sono sicuro che avrà fatto molto piacere anche alle amiche e agli amici che ci ascoltano sentirlo. Grazie soprattutto per la sincerità con cui ti sei raccontata. Grazie. Quindi a te, ti faccio Fabio, in bocca al lupo appunto per questo film, C'era una volta il crimine, lo ricordiamo, per i tuoi prossimi progetti. Effetto Notte finisce qui, ma voi restate là perché abbiamo ancora altri film da vedere, siamo andati un po' a curiosare nelle piattaforme. Abbiamo incontrato anche Ambra e Sabrina Impacciatore, che ci raccontano quanto è difficile diventare grandi, ma questo magari poi ne parliamo in un'altra puntata. Sì, Giulia, devi tornare, assolutamente. Sì, con grande piacere. A prestissimo. Grazie. Sonorità che ci rimandano agli anni 90, a metà tra i Take That e i Backstreet Boys. Non poteva che essere questo il sapore dell'anteprima eccellente di Red, il nuovo cartone Disney Pixar, disponibile direttamente su Disney Plus, che parte dalla passione della piccola May Lee e delle sue amiche nei confronti di una boy band che sta per arrivare in città. Il loro scopo è raccogliere i soldi per il concerto, ma la mamma di May Lee, apprensiva, sta sin troppo addosso. Finché la ragazza, di fronte all'ennesima crisi, scopre di avere dentro lo spirito di un panda rosso. Sì, avete capito bene, una metafora di quello che spesso gli adolescenti si tengono dentro, ma che sta lì pronta ad esplodere. Non guardarmi! Va via! Ci siamo di già? Scusa, chi hai detto? Come nella migliore tradizione Disney-Pixar, la crescita vuol dire accettazione, e ce lo raccontano anche le voci italiane eccellenti del cartone, tra passione musicale e percorso di crescita. Credo di essere stata anch'io un'adolescente coraggiosa. Appena vedo un personaggio che mi ricorda quella forza, quella voglia di essere, di affermarmi, no? E di affermarsi per quello che si è, io subito mi ci riconosco. Un viaggio interessante se affrontato così, certo. Le problematiche possono essere moltissime e l'apparenza, o almeno quello che passa di te agli altri, potrebbe non essere così piacevole. Però alla fine vince. Forse non mi dispiace la nuova me. Gli amici ti salvano, gli amici giusti ti salvano, anche quelli un po' sbagliati, no? Quelli forse non proprio perfetti. I genitori durante l'adolescenza, come appunto succede a me lì, hanno sempre un ruolo che deve essere scomodo, perché sei quella che accende la crisi, no? Le crisi sono fondamentali, quindi lo scontro sano, il dirsi le cose in faccia, prendersi quei momenti in cui invece la mamma non è amica ma resta fuori e si ristabiliscono i ruoli, quindi le amiche, le regole. Mia mamma era sempre un po' in imbarazzo, aveva sempre la sensazione di essere di troppo. E poi si fidava molto di me e della mia autonomia, quindi mi metteva in condizioni di essere autonoma, c'era il giusto, ma io invece volevo che lei ci fosse di più, quindi guardando questo film, per esempio Red, un po' la lacrimuccia all'idea che mia madre potesse essere un pochino più invadente proprio, cioè come atteggiamento così un po' di nostalgia, cioè mi sarebbe piaciuto, ecco. Le boy band per me sono sempre state, voglio dire, al centro di grandi entusiasmi, grandi desideri, no? Il principe azzurro, bello, che canta, che si muove, che balla,
quegli anni era proprio, cioè, se non c'avevi una boy band di riferimento non eri nessuno. Per cui su tutti sicuramente i Take That. E ho avuto la fortuna da adolescenza di incontrarli, perché già lavoravo, e mi ricordo che gli ho prestato una camicetta a uno di loro perché aveva perso la valigia in aereo e mi è sembrata la cosa più figa del mondo, cioè non ci potevo proprio credere che lui era davanti a me e ballava con una mia camicetta addosso. È una di quelle cose. Sono un orrendo mostro rosso! È solo un difetto del gene di famiglia! L'adolescenza è un momento molto delicato in cui si ha bisogno tanto degli altri, si ha bisogno di appartenere, si ha bisogno di sentirsi ben voluti e parte di un gruppo, e quindi gli amici e le amiche sono fondamentali. Nella mia adolescenza, che è finita la scorsa settimana, in realtà io ero morbosamente legata alle mie amiche soprattutto, e passavo 24 ore al giorno con loro, cercavamo di dormire insieme, facevamo tutto insieme, era un modo di vivere fusionale, condividevamo tutto, ci appoggiavamo, scappavamo di casa insieme. E era un momento di esplorazione, esplorazione di questa forza anche, perché stare insieme ti faceva sentire forte, ti faceva sentire quasi innamorata. Io mi sentivo innamorata delle mie amiche. Le mie amiche dell'adolescenza sono ancora tra le mie più care amiche, quasi delle sorelle. Abby, colpiscimi! Credo in quegli anni mi sarei trasformata volentieri in un gattino piccolo, perché in realtà forse io ero un panda rosso urlante. Quindi l'idea di involvere in questo senso, secondo me, mi avrebbe fatto comodo, ecco. Cioè, io senza la trasformazione ero un panda rosso. Mi svegliavo già panda rosso. Non ci posso credere! Torna di grande e tremenda attualità in questi giorni di guerra in Ucraina un documentario candidato all'Oscar nel 2016 e disponibile su Netflix. Si tratta di Winter on Fire, ossia Inverno in fiamme. È stato l'attore americano Sean Penn che ha dovuto lasciare l'Ucraina, dove stava girando anche lui un documentario sulla crisi del paese, a consigliare sul suo profilo Twitter di vedere questo film, perché ci permette di capire le origini e le ragioni di un'invasione che era nell'aria da almeno 8 anni. Il regista russo Evgeny Afinieschi ha filmato in prima linea la protesta che dal novembre del 2013 fino al febbraio 2014, per 93 giorni, ha visto la piazza di Kiev, piazza Maidan, come un territorio piccolo ma pieno di coraggio, come la descrive uno dei manifestanti. Tutto era partito dalla mancata promessa del governo di firmare un accordo di libero scambio con l'Unione Europea. Un post su Facebook invitava a scendere in piazza. Da lì la protesta del popolo, all'inizio pacifica. Poi l'escalation della rivolta con gli attacchi della polizia, i feriti e i morti. È un inverno in fiamme in cui le persone cercano rifugio e appoggio nel monastero di San Michele e in cui, con i copertoni bruciati in strada, cercano di fare scudo agli spari. Alla fine il premier Yanukovych sarà costretto a lasciare il paese, con il nuovo governo verranno firmati gli accordi con l'Unione Europea. Il regista Finieschi ha intervistato gli attivisti, ha raccontato sul campo quel momento, convinto che la storia insegna che stando uniti si può vincere, che, sono parole sue, la cosa importante è mostrare che i governi alla fin fine sono solo dei rappresentanti e il potere è dei cittadini. And people are the power. In realtà oggi sappiamo che quello è stato solo l'inizio. L'annessione alla Crimea prima, l'inizio di una guerra nel Donbass che ha causato migliaia di morti e ora un'altra, terribile, che speriamo abbia presto la parola fine. C'era una
volta Philip Seymour Hoffman, attore dalla fisicità unica e dal grandissimo spessore, premio Oscar per Capote, la biografia di Truman Capote, appunto, stroncato ad appena 46 anni nel 2014 da un overdose nel suo appartamento di New York. Tra i tanti titoli interpretati da Philip Seymour Hoffman, tra cui la saga di Hunger Games, c'era anche tanto cinema di un regista apprezzatissimo, Paul Thomas Anderson, con pellicole come Boogie Nights e Magnolia, acclamate da pubblico e critica. È stato il destino a farci incontrare e a portarci fino a questo punto. Tu non sei il mio regista. E oggi debutta sullo schermo, altrettanto irresistibile nel suo essere goffo, ma anche assolutamente unico, suo figlio Cooper Hoffman, classe 2003, che quindi ha perso il padre piccolissimo, e debutta al cinema proprio diretto da Paul Thomas Anderson. Il titolo del film è Licorice Pizza. Ho incontrato la ragazza che sposerò. Siamo nel piano degli anni 70, il giovane protagonista è affascinato da Alana, non bella ma seduttiva, di qualche anno più grande, un'amica più che una babysitter. Quasi impossibile, nemmeno così importante, raccontare la storia di questo film, che è fondamentalmente quella di un amore senza fine, che inizia da piccoli, malgrado la differenza di età, e prosegue. Insomma, la storia di un'amicizia che si trasforma in qualcosa di più e di diverso attraverso una serie di fatti e di accadimenti che ti permettono di vedere con occhi nuovi le persone che hai accanto a te. Non pensi sia strano che io stia sempre con Gary e i suoi amici? Io non ti dimenticherò. Il film racconta anche il cambiamento del ragazzo che vuole diventare un imprenditore e che è pieno di idee innovative e sorprendenti, come distribuire i neonati materassi ad acqua o creare un negozio di flipper. Mentre Alana cerca di capire cosa vuole davvero nella vita, per poi comprendere che quello che è davanti agli occhi è forse la scelta più semplice e più azzeccata. Sai chi sono io? Sì. Sai chi è la mia fidanzata? Barbara Streisand. Barbara Streisand. Sand. Dai, ascoltami, devi dire Sand. Capito? Barbara Streisand. No, come Streisand. Sand. E da non perdere nei ruoli cameo la presenza di due stelle. Bradley Cooper nel ruolo del fidanzato scatenato di Barbara Streisand, a cui i giovani cercano avventurosamente di consegnare un materasso. E Sean Penn in quello di un attempato regista. Azione! Sto arrivando, Nancy! Una gioia per lo spettatore, ma di sicuro, dall'alto, anche papà Philip Seymour Hoffman approva.